Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Mi scuso già se questa puntata sarà un po' tappata di naso, ma come potete immagino sentire, non sto benissimo. Allora, abbiamo delle nuove destinazioni a quanto pare, però è apparso, esatto, il punto per il sentiero minuscolo. Però noi per il momento ci addentriamo o verso il deserto o verso la spiaggia. Direi il deserto, dai. Deserto di giorno, deserto s'abbrucia. Sembra una parola in napoletano, s'abbruciate. Allora, che Pokémon incontreremo qui nel deserto? Che poi il deserto è un ambiente molto particolare. Vediamo. No, se n'è andato. Vabbè, lo abbiamo fotografato perlomeno. Ehi là, ciao. Dove? Vediamo. Si vedono delle impronte di piccole dimensioni. Ehi là, tu? Vai a mangiare, bravo, bravo. Bravissimo. Ah, dai, almeno era contento. Questa era un po' più vicina, almeno, dai. Non sembra che gli interessi. Un cacnea. Vabbè, almeno è rotolato via, dai. No, Scurupi. Il povero Scurupi è stato preso da... Che cosa abbiamo sgamato, invece? Ok. Li stiamo totalmente lasciando da parte. Esatto. Il Mandibuzz. Oh, aspetta. Ok, il turbine di sabbia. Non riesco a vedere che cosa c'è all'interno. Però perlomeno... Allora, volevo riuscire a prenderlo con la mela, ci siamo riusciti. È stato un po' particolare che non gliene è fregato assolutamente nulla. Sono sicuro che questo tornado con il Crystal Fiore... Oh... Con il Crystal Fiore... Un Torchic! Bellissimo! Dicevo, con il Crystal Fiore, quel... Lipodon femmina. E lì ci sono un sacco di cacnea. Dicevamo. Ma non posso andare da... Un Lycanroc. Ehi? Che bello questo Torchic! No! Ha dato fuoco la mela! Vediamo se lui gli interessa la mela. Ehi! Da, peccato. Quello invece sta dormendo. Qui che cosa abbiamo? Ah, un Hippodon maschio che sta facendo... No, povero, non volevo colpirlo in faccia. Scusami. Credo che le mele non gli... Ah no, la sta mangiando, bravissimo. Dicevo, non gliene freghi assolutamente nulla. Lì c'è un'altra... Un altro moti. Lì ci sono... Gli uccellacci che non ci cagano minimamente. Oh, ma guarda! Mi sa che potrei mettermici lì con la cosa per miniaturizzarmi. Peccato non poterlo fare adesso. Adesso perché la funzione funziona solamente nella zona vecchia. D'accordo, d'accordo. Vediamo. Sarò sincero, la zona del deserto è un po' vuota. È un filino vuota. Lo sapevo che appariva qualcosa. Che carino. Che bello Trapic. Tieni, mangiate tutte quelle che volete. Che belli che siete. Qui c'è qualcos'altro? Sembrerebbe... È un Pinsir quello? Sì, è Pinsir. Che ci fa qua nel deserto, però lo sa solo lui, eh. Comunque, mi chiedo se è... È probabile, però mi chiedo se vedremo un Flygon da queste parti. È molto probabile.
Dicevo, è un po' deludente la zona del deserto perché è un po' vuota. 10 fotografati, 46 fotografie fatte, Un po' poche, Dunque, vediamo. Scorupi, quanto mi dai per questa fotografia molto particolare? Vediamo. Allora, un po' lo capisco, però speravo almeno in un argento. Eliolisk, invece, quanto mi dai? Un argento per questa? Oro, bella. Kakniak e Rotola, quanto mi dai per questa? Visto che non mi guarda, è probabile bronzo. Questa me l'aspettavo. Mandibuzz, dai, almeno questa è dritta, mi guarda. Non sarà al centro, ma almeno un oro me lo merito. Infatti. Poi, Pinsir, 3 stelle. Argento? Ah, oro, perfetto. E Pinsir l'abbiamo completato. Hai fatto il pieno di stelle e completa la pagina di Pinsir. Fantastico. Torchic che sta andando a mangiare, che dai, è bellissimo. È tutto contento, un oro. Dai, era carina questa, me la potevi dare. Hippodon, primissimo piano, quanto mi dai? Almeno un oro. Diamante, perfetto. Che poi dico diamante, cristallo, non lo so. Licanroc, almeno argento, visto che è lontano. Perfetto. Vivillon, non mi aspetto niente. Infatti. Trapinch, dai, questa è carinissima, sono due Trapinch che mangiano. Se non mi dai almeno un argento. Infatti. Questa mi aspettavo l'argento perché era lontana. Dunque, quanto facciamo? Siamo saliti di livello. Andiamo di notte? Stai andando alla grande. Osserva attentamente tutto ciò che vedi. Ogni dettaglio può fare la differenza. Vediamo. Spedizione rovente. Hai registrato nel Photodex 50 specie di Pokémon. Fantastico. Hai ottenuto uno sticker, che bello. A proposito, visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti e credo che ti risulterà molto gradita, ma ne parlerò quando avrai finito di sistemare le foto. E torniamo al campo base. Le nostre spedizioni del deserto procedono ottimamente. Direi che è arrivato il momento di esplorare la zona con la luce notturna. Per sviluppare la sfera lumina di quest'isola ho bisogno di una foto che ritraggono il fenomeno lumina in azione. D'accordo, grande capo. Andiamo alla ricerca del fenomeno lumina. Vediamo com'è il deserto notturno. Dunque. Quel Trapinch è abbastanza sfatto. Guardali lì che corrono. Guardali che stanno correndo per andare a mangiare. Che bella questa fotografia. Quanto tremano poi. Dai, non riesco a prenderli, peccato. Ma guarda che carino Cacnea. Che bella questa, mi è piaciuta. Ehi? Ti vado a mangiare? Dai, girati. Dai, peccato, credo che questi se gli lanci contro la roba scappano e basta. Ma... Bello che sei! Sei arrivato proprio in picchiata! Che è stato? Cos'è stato? Scusami, non volevo lanciartela addosso, ma sei talmente carino! Cos'è stato? Ma è un meteorite questo? Non ho capito... Cioè, è probabile, ma mi sembrava assurda la cosa... Che c'è di là, da quella parte, nascosta? Che cacchio stiamo andando? Bello. Dai, lo skybox! Ma porca puttana. Vabbè. Che più che skybox, in realtà è tutto che converge là sopra, però vabbè. I Licanroc notturni. Tieni, rompetevi le palle. E mangiatevi una mela. Lo so, scusami, non volevo lanciartela contro. Un po' mi ricorda Crash Bandicoot. Come se la diverte lui.
Ah, ha lasciato perdere la mela, poverino. Vabbè. I Licaroc comunque me li aspettavo molto più aggressivi. Ma ehi, cosa c'è qui? Ah, stanno litigando loro due. Oh, stanno giocando, non lo so. In ogni caso troppe... Ah, è Trapic quello. Dicevo, troppe cose che succedono. Da, peccato, non sono riuscito a prenderla. Dove? Eccola lì. Oi, calmo. Da, non sono riuscito a prenderlo. Ah, ma certo che è un meteorite. Per forza, ci sono questi qua di Alola. I Minion, come cacchio ti chiami, che sta andando a mangiare la mela per davvero. Come cacchio ha fatto a mangiarla poi? C'è un più di un Onix. Che belle le cascate di sabbia. No! Ma gli si è attaccato addosso! Gli si è attaccato addosso! Allora, aspetta. Allora, mi girerebbero anche a me le palle se qualcuno stronzo. Ho visto la stella cadere. Eccola lì, stanno cadendo dal cielo. Ecco qua. Scusate il disturbo, non volevo svegliarvi, ma ce n'è una verde lì che gli gira attorno. Oh, si è appena alzata. Che poi in realtà svegliarli, sì, per carità, però non è che cambi chissà quale evento svegliandoli. Vabbè, comunque abbiamo fatto un bel po' di fotografie in questa zona. Più che altro non sono riuscito a fotografare il cristal fiore, quello è un peccato. E via. Solo 9 fotografie. Allora, Trapic, quanto mi dai per questa? Oro? Perfetto, dai, era carina. Scorupi, quanto mi dai per questa qui? Bronzo, mi sa che non avremo moltissimo, Cacnea? Argento? Oro, perfetto. Sandrew, dai, questa è troppo carina. Se mi dai almeno l'argento è bella. E dai, questo è cristallo. Questo è un cristallo. Onix. Non mi aspetto niente di che da questa fotografia, Non mi aspetto nulla. Infatti, questa era abbastanza brutta. Licaroc forma notte. Ah, addirittura diamante. Cristallo, quello che è. Lui che dorme bronzo. Ah, strano. Stranissimo. Kangaskhan con un Magikarp che salta. Che dici? Oro? Perfetto. Minion? Vediamo. Dai, almeno all'argento. Era un po' lontano effettivamente, però. Saliti di livello anche in questa zona. Perfetto. Hai scoperto tutti i percorsi nei pressi dell'oasi. Allora, non mi ha detto granché su questa zona. Vorrei solamente rifare il percorso notturno perché abbiamo mancato il cristal fiore. Magari poi mi dà la sfera. Ma dai, c'era il serpente ora. Ed è apparso Kangaskhan anche là sopra. Girati, Kangaskhan. Bella questa, dai. Questa era bella. Oh, finalmente uno Scorupi da vicino ce l'abbiamo. Ok, possiamo cambiare zona. Perfetto, anche se in realtà spero che mi porti da quella parte, giusto per vedere il cristal fiore. C'è qualcosa da questa parte? Non lo so. Io intanto ho svegliato Hippodon, che si è appena rotolata. Che carina. Tieni, mangiati una mela. Ciao Kangaskhan. Dai, dai la mela al piccolo. Oh, cosa abbiamo qui? La roccia rosa del nido? Ok, l'avevamo già vista, quindi.
E quello che cos'è? Ah, è Flygon! Ciao! Non ci arriverò mai a lanciargli la mela da qua. Peccato, peccato, abbiamo saltato il Crystal Fiore però. Siamo già arrivati dall'altra parte. Vediamo se l'ho preso Flygon. Preso, l'abbiamo preso. Io amo Flygon, è uno dei miei Pokémon preferiti, veramente. È bellissimo. Di qua, di qua, di qua. Il turbine di sabbia non lascia vedere che cosa c'è oltre. Chissà che cosa c'è oltre. Ok, non era quello che volevo fare, però comunque è stato un successo. Allora, Trapiche non mi aspetto niente. Ah, addirittura oro, fantastico. Kangaskhan, dai, questa è oro. Cristallo, perfetto. Cacnea, non mi aspetto niente di che. Ah, beh, bronzo però perlomeno ha più punti. Silicobra, che è nuovo. Almeno oro. Vediamo. Perfetto, dai, era dritta. Scorupi, questa almeno oro. Diamante addirittura, dai, dai. Hippodon che si rotola. Oro, dai. Non era la mia foto preferita, ma comunque è stata buona. Flygon non è centratissima e lo so, però è bella, però è bella. Infatti è cristallo. Saliamo di livello? No, non stavolta. Allora, ripetiamo il percorso. Questa volta l'obiettivo è facile da intuire. Dobbiamo arrivare in questa zona qui. Dobbiamo andare dove c'è il Crystal Fiore questa volta. Eccoci qua, il Crystal Fiore. Fatto. Beh, non mi ha dato grandi informazioni, però spero che funzioni per la missione. Ah, questo giro Onix è sveglio. D'accordo, vediamo quanti punti abbiamo fatto. Questo giro, Scorupi da una sola stella. Cristallo, perfetto. Cacnea, una sola stella di argento, perfetto. Flygon, bronzo. Infatti, era mega lontano, non mi aspettavo nient'altro. Kangaskhan, oro. Diamante addirittura, perfetto. Diamante, cristallo. Alla fine io dico due nomi diversi ed è la stessa cosa continuamente. Ah, vabbè, argento. Niente di eccezionale. Mandibuzz, due stelle. Oro, perfetta. Sandrew, dai, questa è carina, che è circondata da due Licanroc. Ci ho sperato un po' nel cristallo. Trapinch. Ah, addirittura. Peccato, mi piaceva quello di prima. Licanroc, vabbè, questa è stata proprio fatta a caso totalmente. Hippodon, anche questa è meglio quella di prima. Onix, questa qui era giusto per cambiarla perché è molto meglio. Dai, questa con dietro la stella cadente. E Minion da 4 stelle. Peccato, peccato. I Crystal Fiore che brillano nel deserto. L'ho fatto però non mi hai dato la sfera. Quindi devo trovarli proprio uno che brilla. D'accordo, lo faremo. Pensavo che mi servisse il Crystal Fiore per questa missione. Invece no, vuole proprio il Crystal Fiore che brilla. Devo trovare quello che sta brillando allora. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.